è il portoghese Shevchenko. Se ne va Shevchenko, la mette lì per Gattuso e qui c'è stato un mezzo malinteso, ma recuperato ancora Gattuso, la palla è per Ronaldinho. Che gol di Ronaldinho, una bomba impressionante a 40 secondi dal termine, fa esplodere lo stadio. Mamma mia, che gol. Ma vedi, è stato per quasi 35 minuti a guardare la partita e lui è lì, è il cecchino, sta aspettando. E poi la precisione, ma la violenza e la precisione del tiro, guarda, sembrava che stesse aspettando la palla che uscisse fuori anche da un rimpallo. E poi è stato bravissimo anche Gattuso, che gli ha tenuto a distanza il difensore, gli ha permesso di fargli mettere la palla, è andata. Prima Gattuso è stato bravo, sì, ad andare a recuperare la palla. E poi vedi, li tiene a distanza è una fucilata impressionante. Mamma mia, è un gol che vale i 90 minuti questo. È entrato in campo, insomma, Ronaldinho alla sua maniera, la chetichella, poi quando c'era da timbrare ha messo lì un gol, il suo primo gol. Guarda, stavo per dire, e lo dico adesso, che ha fatto il gol. Prima c'è stata un'azione dove Gattuso lo ha superato due volte, no? Nell'andata e nel ritorno, cioè nel momento in cui è andato in attacco e nel momento in cui è venuto a difendere. E stavo proprio dicendo questo, e non ha fatto altro che mettere il sigillo su questa partita con questo tiro fantastico. Da una parte la gioia dei giocatori del Milan, dall'altra parte più che comprensibile la delusione di quelli dello Sporting, che hanno giocato una grande partita, pensavano di mantenere inviolata la loro rete. Pensate che è il primo gol, è l'ottava partita in campo internazionale che giocano quest'anno, è il primo gol che subiscono proprio a 40 secondi dal termine. Un grandissimo gol questo di Ronaldinho, che naturalmente fa felici i tifosi del Milan, fa felice tutto l'ambiente, fa felici coloro che erano a San Siro, che hanno visto la partita, perché qui è un gol che prescinde dal colore della maglia. È bello in assoluto, è bello in assoluto, perché abbiamo visto come si è preparato, era lì che stava aspettando che la palla uscisse dall'area di rigore o da un compagno o da un rimpallo, sembrava che se lo sentisse, il fiuto del campione, il fiuto di chi ha sempre fatto dei gol.